Eder. Mech. Pallister. Il ritratto letterale di mia mamma sarebbe un ritratto pieno di colori, un'esplosione di colori. E un qualcosa che ti deve trasmettere sia serenità che gioia. E in quest'anno, tutte le volte che ripenso a lei, mi vengono in mente solo ricordi belli, positivi e allegri. Tanto che poi mi sono chiesto, ma possibile, non sono obiettivo? D'altra parte, anche la mamma ha avuto tanti momenti difficili, la separazione, dover crescere tre figli adolescenti da sola, la perdita dei suoi fratelli, l'incidente di Giuliano. Eppure, quando ci penso, non l'ho mai vista distrutta, affranta, sconfitta. Anzi, mi ricordo le sue reazioni, sempre positiva, sempre forte, sempre convinta che le cose si sarebbero messe a posto, ma non da sole, dandosi da fare. E per questo, oltre ad avermi lasciato tanti bei ricordi, mi ha lasciato tanti begli insegnamenti. Stiamo parlando di 5 messaggi inviati dalla nipote alla stessa Pierina e quindi a sua nonna il 1° ottobre. Lei inizialmente, quando sentita dagli inquirenti, non ricorda che cosa aveva mandato alla nonna, poi le viene mostrata la chat e cerca di ricordare, parla di carte d'identità per un viaggio previsto qualche giorno dopo, però è un buco secondo chi indaga, un giallo in questa indagine, perché non si capisce se all'interno di quei messaggi la ragazza aveva confidato alla nonna il nome del compagno, della persona con cui sua mamma Manuela aveva una relazione extraconiugale. Quindi non si capisce se all'interno di quegli SMS ci fosse stata una confidenza, ovvero: nonna, so che mia mamma si frequenta con Luis. Messaggi cancellati, 5 messaggi tra Pierina e sua nipote, figlia di Manuela, inviati 3 giorni prima del delitto, poi misteriosamente eliminati successivamente. In quelle frasi potrebbe nascondersi la rivelazione di un segreto importantissimo. Il 29 settembre 2023, mancano 4 giorni all'omicidio. La vittima scrive alla nipote: non dovevi parlare e chiamarmi? È lo stesso giorno in cui l'anziana viene sentita da Valeria mentre ad alta voce parla con i parenti della relazione extraconiugale della nuora. Cosa avrà voluto dire telefonando alla nonna? Forse proprio raccontare ciò che aveva scoperto nell'ultimo periodo leggendo alcune chat nel telefono della madre, conversazioni dolci con un certo L.D. Luis da Silva. Indaga ha un forte dubbio, ovvero che 2 giorni dopo la richiesta di parlare con la 78enne, la ragazza abbia inviato degli SMS poi rimossi proprio per rivelarle i suoi sospetti su chi fosse l'uomo di cui la mamma si era invaghita, l'uomo che ora è in carcere, accusato di aver accoltellato la pensionata 29 volte. Del resto è la stessa nipote a dire agli inquirenti che spesso andava a sfogarsi con la nonna quando c'erano problemi in famiglia e che il metalmeccanico senegalese le aveva fatto dei regali tramite Manuela, che alla consegna dei doni avrebbe proferito la frase: lui ti vuole bene. Fino a che punto il legame tra i due era intenso? Di certo, secondo fonti qualificate, gli ultimi elementi raccolti fanno pensare che la vittima sospettasse che dietro questo amore clandestino della nuora ci fosse da Silva, magari proprio perché riferito da qualcuno, dato che diverse persone ne erano a conoscenza. Si fa sempre più strada l'ipotesi che il 34enne aveva realizzato prima dell'assassinio che Pierina fosse al corrente del suo segreto. Ma davvero Luis l'avrebbe uccisa per evitare che tutto venisse a galla, rischiando la libertà e la facoltà di mantenere i suoi 2 figli in Senegal? Nella chat tra la nipote di Pierina e Pierina ci sono dei messaggi cancellati, 5 messaggi in cui chi indaga pensa ci possa essere una sorta di segreto, ovvero che lei possa aver confidato che Luis era l'uomo con cui Manuela intratteneva una relazione extraconiugale. Non posso saperne niente. Non posso immaginare il contenuto di quei messaggi, non ero in confidenza né con Giorgia né con Pierina al punto da sapere di cosa parlassero. La cosa che mi viene da dire è che mi dispiace per la signora Pierina e che il vero colpevole dovrebbe essere in carcere, il vero colpevole. Dal carcere Luis dice: sono stanco, sono innocente, questa non è giustizia. Esatto,
Ecco, la penso così anch'io. Grazie a tutti per avermi dato l'opportunità di intervenire. Giuliano ritiene Loris instabile e pericoloso per se stesso e per gli altri. In via del Ciclamino rimbombano le parole di Giacomo, figlio di Pierina e fratello di Giuliano, che sentito dagli investigatori attacca i fratelli bianchi senza peli sulla lingua. Uno dei figli della vittima racconta così uno dei pochi incontri con Loris avvenuti a maggio 2023. Loris non parlava con nessuno, lo notavo fissare per ore il vuoto, raccontava di essere in terapia, di assumere farmaci prescritti dallo psichiatra, di soffrire di attacchi d'ansia, sbalzi di umore e di aver sempre paura perché sente di avere dentro di sé una componente violenta che deve tenere a bada. L'uomo, incalzato da chi indaga, continua. È sicuramente un ragazzo disturbato, è una persona legata a routine, ossessioni, non comprende l'ironia, ha una permalosità di fondo. Giacomo espone poi un episodio accaduto 2 mesi prima dell'omicidio. Sua mamma Pierina era infastidita dal fatto che Loris fosse spesso a casa di Giuliano e Manuela. L'anziana lo vedeva ripetutamente a fare colazione sul loro terrazzo. Era arrabbiata perché riteneva che stava occupando quell'appartamento mentre il figlio era ricoverato in fin di vita. Mia mamma, entrando nell'appartamento per una commissione, visto che aveva le chiavi, ha trovato Loris a tavola e gli ha detto: ma tu sei sempre qui, una casa tua non ce l'hai? E lui aveva risposto in modo strano, tipo: io sono ovunque. Saponi, da sempre ben lontano da obiettivi e telecamere, spara a zero anche su Manuela, raccontando agli inquirenti particolari inediti sui sospetti della donna dopo l'infortunio del marito, investito, almeno in prima ipotesi, in bicicletta da un pirata della strada. Durante i colloqui che avevamo con i medici, Manuela ha chiesto loro se le ferite di Giuliano potessero essere state causate da un'aggressione. Quando le ho chiesto contezza di quelle domande, mi ha riferito che l'uomo che frequentava era molto forte ed era un ex militare. Il fratello di Giuliano spiega anche che la nuora della pensionata uccisa aveva chiesto di poter sapere se dai film delle videocamere di sorveglianza quella mattina era stato notato uscire qualcuno a piedi dal villaggio dove abitano. Questa dell'aggressione era una tesi che in effetti Manuela ripeteva spesso. Le dissi che se mai avesse avuto sospetti sulla persona con cui stava avendo una relazione extraconiugale, avrebbe dovuto dirlo agli inquirenti. Prima di firmare il verbale, di fronte ai 2 ispettori, l'uomo parla di alcuni episodi riferiti dalla stessa Pierina. Scontri tra lei e Manuela. Manuela accusava mia madre di intransigenza e comunque una delle cause dei problemi di coppia. Mi aveva raccontato di una Manuela iraconda che dava le colpe dei loro problemi a lei. Benvenuti. Oggi esploreremo uno dei disturbi mentali più complessi e intriganti. Il disturbo dissociativo dell'identità, noto anche come disturbo di personalità multipla. Questo disturbo è riconosciuto dal DSM-5. Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, e da ICD-10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È caratterizzato dalla presenza di 2 o più identità distinte che coesistono all'interno di un singolo individuo. Immaginate un condominio affollato, dove ogni appartamento è abitato da una persona diversa con una propria storia, abitudini e ricordi. Questo è un po' quello che accade nel cervello di qualcuno affetto da DID. Un singolo corpo ospita più personalità, ognuna con il suo modo di percepire il mondo, pensare e relazionarsi. Queste identità possono alternarsi, a volte in modo pacifico, altre volte in conflitto, creando un caos esistenziale per l'individuo. Le identità nel DID possono prendere il controllo del comportamento di una persona in modo ricorrente, e spesso non sono consapevoli l'una dell'altra. Durante periodi di stress intenso, queste identità tendono a manifestarsi più frequentemente. Questa frammentazione porta spesso a quella che viene definita amnesia asimmetrica, dove una personalità può non ricordare eventi vissuti da un'altra. Tra i sintomi principali troviamo la depersonalizzazione e la fuga dissociativa. Gli individui con DID spesso sperimentano amnesie dissociative, non riuscendo a ricordare eventi passati o informazioni personali importanti, come il proprio nome. Questo differisce da altri disturbi come il disturbo post-traumatico da stress, dove le amnesie tendono ad essere legate a traumi specifici. Il DID può manifestarsi in 2 forme principali. La forma di possessione e quella di non possessione. Nella forma di possessione,
Le identità alternative sono percepite come agenti esterni, spesso entità soprannaturali, che prendono il controllo. Queste identità sono indesiderate e causano grande angoscia. Nella forma di non possessione, invece, le identità sono meno evidenti. La persona può sentirsi come un osservatore esterno delle proprie azioni, sperimentando un forte senso di depersonalizzazione. Le persone con DID possono sperimentare allucinazioni uditive, visive, tattili, olfattive e gustative. Tuttavia, a differenza dei disturbi psicotici come la schizofrenia, queste allucinazioni sono percepite come provenienti dalle identità alternative. Questi sintomi si accompagnano spesso a depressione, ansia, abuso di sostanze, autolesionismo e comportamenti suicidari. Disturbi dell'umore, alimentari e sessuali sono comuni e variano in intensità, potendo compromettere significativamente la vita quotidiana. Le cause del DID sono spesso radicate in esperienze traumatiche infantili. Le statistiche indicano che circa il 90% delle persone con DID ha subito abusi fisici, sessuali o emotivi prolungati durante l'infanzia. Nei bambini, che non possiedono una identità unitaria completamente sviluppata, questi traumi possono impedire la fusione delle diverse esperienze vissute, portando allo sviluppo di identità separate. Il DID è visto come un meccanismo di difesa del cervello, che cerca di proteggere l'individuo dal dolore emotivo attraverso la creazione di identità alternative. Questo processo permette alla persona di dissociare ricordi, emozioni e percezioni traumatiche, creando una barriera di amnesia tra le diverse identità. In età adulta, piccole situazioni quotidiane possono innescare il ritorno di una personalità infantile traumatizzata, portando a un cambiamento improvviso nel comportamento dell'individuo. Il disturbo dissociativo dell'identità è un disturbo complesso che richiede una comprensione profonda delle sue dinamiche e dei suoi effetti sulla vita dell'individuo. Attraverso una diagnosi corretta e un trattamento adeguato, le persone affette da DID possono imparare a gestire le loro identità multiple e a vivere una vita più integrata e soddisfacente. La terapia per il DID spesso coinvolge un approccio multidisciplinare che include psicoterapia, supporto medico e, talvolta, farmaci per trattare sintomi concomitanti come ansia e depressione. La psicoterapia è il trattamento principale per il DID. L'obiettivo è aiutare l'individuo a integrare le diverse identità in una singola identità coesa e a sviluppare strategie di coping per affrontare i ricordi traumatici. Tecniche come la terapia cognitivo-comportamentale. La terapia dialettico-comportamentale e le EMDR sono spesso utilizzate per lavorare sui traumi e migliorare la regolazione emotiva. Il trattamento del DID presenta numerose sfide. La natura dissociativa del disturbo può rendere difficile stabilire un rapporto terapeutico stabile, poiché diverse identità possono emergere durante la terapia con reazioni e bisogni diversi. È essenziale che il terapeuta crei un ambiente sicuro e di fiducia, dove l'individuo si senta sostenuto e accettato, indipendentemente dall'identità che si manifesta. Educare il paziente e la sua rete di supporto sulle dinamiche del DID è cruciale. La comprensione del disturbo da parte della famiglia e degli amici può ridurre lo stigma e migliorare il supporto sociale, essenziale per il recupero. Anche i gruppi di supporto, sia in presenza che online, possono essere una risorsa preziosa per condividere esperienze e strategie di coping con altre persone che vivono con il DID. Il DID è ancora oggetto di molte ricerche, poiché la sua prevalenza, eziologia e trattamento efficaci sono ambiti in continua evoluzione. La ricerca futura è fondamentale per migliorare la comprensione del disturbo e sviluppare approcci terapeutici più efficaci. La comunità scientifica sta lavorando per sviluppare migliori strumenti diagnostici e per comprendere le basi neurobiologiche del DID, che potrebbero portare a trattamenti più mirati. Il disturbo dissociativo dell'identità rappresenta una sfida significativa sia per i pazienti che per i professionisti della salute mentale. Tuttavia, con una maggiore consapevolezza, ricerca e approcci terapeutici innovativi, è possibile migliorare la qualità della vita delle persone affette da questo disturbo. La comprensione e il supporto sono fondamentali per aiutare gli individui con DID a raggiungere un equilibrio e una stabilità nella loro vita.
Grazie per aver seguito questo episodio del nostro canale di criminologia. Se avete domande o volete approfondire ulteriormente l'argomento, non esitate a lasciare un commento o a contattarci. Alla prossima puntata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.